Siamo nella sala storica del Museo del Perugia in compagnia del direttore tecnico della C Perugia Calcio, Roberto Goretti. Grazie direttore della sua disponibilità. Facciamo un punto della situazione sul mercato del club biancorossi, una fase delicata di costruzione della squadra a poco meno di un mese dall'inizio del campionato. In base alle operazioni già realizzate possiamo dire che siete un po' in linea con quello che aveva preannunciato il presidente Santopadre, ripartire da zero con un ampio rinnovamento dell'organico, direttore. Sì, alla fine della passata stagione abbiamo fatto una scelta penso di coraggio, coraggiosa, di ripartire, quasi riazzerare quella che era stata un po' la rosa storica che in questi 4 anni di Serie B ci ha permesso comunque di fare sempre campionati importanti e quindi siamo ripartiti. Chiaramente quando ci si pone di fronte a grossi cambiamenti, sicuramente a volte il tempo non è velocissimo, quindi secondo me ci vuole di saper aspettare. Questo è quello che ho cercato di trasmettere in pratica sia ai miei collaboratori e soprattutto al mister che chiaramente si trova in una situazione che lui, diciamo, non è abituato, no? Fondamentalmente, anche perché siamo partiti da poco con il ritiro, ma siamo chiaramente partiti con una squadra ancora, appunto, hai detto benissimo te, in costruzione, ad oggi possiamo dire rimaneggiata rispetto alle altre stagioni. Siamo sicuramente come tempistiche indietro, ma questo era facilmente prevedibile. Niente, per quanto riguarda la chiusura di questa stagione, no? di quello che era un progetto che è durato 3 anni fondamentalmente, credo che sia doveroso ringraziare tutti quanti i ragazzi che ne hanno fatto parte, quelli che ogni anno sono ripartiti con noi, che hanno provato ogni anno a centrare quello che è un obiettivo, che io definisco obiettivo, ma è un obiettivo sempre chiaramente molto difficile da raggiungere, un sogno che purtroppo ci siamo andati vicini, soprattutto 2 stagioni fa con Mister Bucchi, quando abbiamo perso la semifinale qui in casa con il Benevento. Li ringrazio per quello che hanno dato, insomma, per la professionalità, l'ho già fatto, per l'impegno, per il cuore che hanno messo, no? Parlo di ragazzi che ancora magari sono anche sotto contratto con noi, come Belmonte, come Del Prete, Volta, Di Carmine, quindi giocatori che sono stati sempre un blocco su cui la società ha potuto contare, insomma. Tutti conoscono la passione per i colori biancorossi di Roberto Goretti, l'amore per la sua città, la squadra della sua città. Probabilmente Roberto Goretti si aspettava qualcosa in più dalla squadra dello scorso anno. Possiamo magari accennare qualche particolare che forse non è andato come il direttore tecnico prevedeva? Parliamo di coesione, personalità, attaccamento alla maglia? No, La facciamo facile. Diciamo che lo scorso anno probabilmente nei miei 6 anni è stato l'anno più difficile a livello gestionale, a livello di ambientale, è stato veramente un anno che ha messo un po' a dura prova, diciamo, un po' tutti quanti all'interno. È stato un anno difficile, io credo che siamo arrivati all'interno in una situazione, diciamo, satura per giocatori, appunto, che erano da tanto tempo qui da noi, per noi, per varie situazioni, ma anche per il pubblico stesso. E quindi credo che con coraggio e in maniera magari anche, no, non voglio dire, cioè con coraggio, io penso che la parola giusta è coraggio, penso che sia doveroso cambiare, diciamo, fare a meno di quelle che potevano essere delle nostre certezze per ricrearne altre, e speriamo che questo possa portare sempre buoni risultati, speriamo anche ottimi, anche migliori.
Proiettiamoci sul mercato attuale, un mercato complesso come ogni anno. Goretti ha sempre fatto delle squadre importanti, con un buon rapporto qualità-prezzo, non è facile al giorno d'oggi e poi i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Prima di parlare magari di qualche entrata imminente come quella di Vido e chissà magari di Felicioli, volevo chiederle un'interpretazione di come sono andate le cose sull'affare di Carmine. Il ragazzo appariva abbastanza contento di vestire una maglia prestigiosa come il Verona, al tempo stesso c'è il rammarico di non aver proseguito la sua avventura in biancorosso. Possiamo dire, direttore, che è vietato rinunciare in questo momento ad un'offerta così importante, 2 milioni e mezzo di euro extra bonus. È difficile in questo momento, soprattutto per le possibilità del Perugia, dire di no al Verona, possiamo metterla così? Ma partiamo da un presupposto, partiamo dal presupposto che il Verona, per come è organizzato il sistema calcio adesso, Verona come le altre squadre che scendono ha un vantaggio enorme, praticamente ha introiti che sono il quadruplo rispetto al Perugia, quindi una forza economica sicuramente molto molto importante. Questa è la base di partenza. Perugia di Carmine è stato un successo, fondamentalmente è stato un successo, perché quando Samuel è arrivato praticamente a zero, era un attaccante che aveva fatto bene in Lega Pro, giocava in un modo un po' particolare in Lega Pro. Quando l'abbiamo scelto perché credevamo che cambiando un po' il suo ruolo, trasformandolo in una prima punta, poteva far bene, insomma, vedevo caratteristiche giuste per questo tipo di ruolo. Io credo che quello che è stato detto, no, negli ultimi mesi da parte della società, quindi da parte del presidente, da parte di Samuel, era quello che c'era dentro al cuore del Perugia e del ragazzo, cioè quello di continuare insieme, di giocare, a meno che, come diceva lui, come ha detto anche il presidente, non fosse arrivata un'offerta da una squadra di Serie A. Questa era la verità, insomma, erano le parole del cuore, diciamo. Si è creata poi una situazione nella quale praticamente c'era grandissima convenienza economica da parte di entrambe le parti. Questa è innegabile, è inutile dire storie o aspettavo, cioè bisogna dire la verità, no? È la cosa migliore, poi chi ascolta ne fa il suo uso e trae le sue conclusioni. Io vivevo un po' in una situazione di mezzo, no? Da una parte ero molto contento perché credo che mi sarebbe piaciuto vedere Di Carmine e Melchiorri insieme giocare per noi quest'anno, e mi rendevo conto che si era arrivati ad una fase di stallo dove, ripeto, c'era grandissima convenienza da parte di entrambe le parti ad accettare quella che era la proposta del Verona, ma lo stallo era definito dalla situazione in cui nessuna delle due voleva fare la prima voleva dire il primo sì, io penso soprattutto per non tradire le parole dette ai tifosi. Questa era, secondo me, era la situazione. Poi a un certo punto questo è quello che si è verificato. Io forse sono l'unico che sa chi ha detto il primo sì, ma non lo dico perché farei un torto sicuramente a qualcuno, perché so che comunque il cuore degli interessati era per continuare questo matrimonio. Quindi è andata così, doveva andare così secondo me, e Di Carmine sicuramente ci mancherà molto. Nelle ultime due stagioni la squadra è stata costruita per sfruttare al massimo le caratteristiche di Samuel e lui ci ha ripagato. Sono convinto che anche il Perugia e Perugia mancherà moltissimo a lui. E adesso le tocca fare l'ennesima impresa, restituire ai tifosi un attacco di primo ordine come quello dell'anno scorso. Non sarà facile, direttore. L'anno scorso con Cerri e Di Carmine Perugia era tra i primi, se non il primo attacco della Serie B. È arrivato Melchiorri, è tornato un giovane come Bianchimano, sta arrivando Luca Vido, possiamo confermarlo? Sì, sì, no, io credo che in queste ore stia firmando a Bergamo il passaggio al Perugia, e stasera dovrebbe arrivare il ritiro. Non voglio raccontare come è andata gli altri anni per la costruzione dell'attacco, parliamo di quello dell'anno scorso. L'anno scorso all'inizio dell'anno avevamo tre attaccanti, Di Carmine, Cerri e Anna.
Di Carmine veniva dalla sua miglior stagione, 13 gol nella stagione precedente. Mi ricordo quando è stata, diciamo, con Giunti, vedendo un po' quello che era il suo modo di giocare, la scelta di Cherry. Io credo che all'inizio non è che fosse stata molto apprezzata questa scelta. Alberto aveva fatto, quando sono andato ad incontrarlo l'ultima volta prima di raggiungere l'accordo, era in un camping vicino Pescara e gli ho detto: Albertone, nelle ultime stagioni hai fatto 4, 3 e l'anno scorso 4 gol, 11 gol in 3 anni. E da noi, se non ne fai 11 in una stagione, noi non andiamo a nessuna parte. E quindi credo che quello che è stato Cherry, il valore di Cherry, si è scoperto durante la stagione. La stessa cosa di Anna, penso che nessuno si poteva aspettare che questo ragazzo potesse fare così bene. Poi purtroppo l'abbiamo perso durante la stagione, ma chiaramente ci sono delle questioni di equilibri, di vari aspetti. Io penso che anche quest'anno potremmo e dovremmo cercare di ricreare le condizioni per quelli che saranno i nostri nuovi attaccanti, per metterli a loro agio e per permettergli di dare il loro meglio. Un paio di considerazioni ancora sul mercato attuale. Altra domanda, farete un'altra operazione in attacco? In difesa, sono previsti altri due innesti, direttore. La situazione di Monaco e, se mi conferma, anche Felicioli a sinistra. Sono un po' troppe domande, Ma facciamo un no, po' guarda, d'ordine. una per volta. Con Felicioli avevamo l'accordo con tutti, con il Verona, il Milan e con il ragazzo, quindi è un'operazione che sicuramente si farà. C'è stato questo cambio al Milan e probabilmente dovremmo ridefinire qualcosa, ma io penso che all'inizio della prossima settimana sia una situazione che andrà a concludersi. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo vissuto all'inizio del mercato una situazione simile dove avevamo l'accordo col PSV Eindhoven per un ragazzo e è cambiato il direttore sportivo e le condizioni sono venute meno in pratica. E quindi con il ragazzo Era venuto anche in che era città, venuto no? qui, era Perché? stato 3 giorni qui da noi, quindi però chiaramente sono cose che succedono, che possono succedere. E per quanto riguarda Monaco è un giocatore che fa parte della nostra rosa, è un giocatore nel quale io credo che possa fare bene. Deve vincere Perugia, lui. Monaco deve vincere Perugia per far bene qua. E per quanto riguarda poi gli arrivi, sicuramente prenderemo un altro attaccante e sicuramente ancora c'è molto da fare. Abbiamo soltanto tre centrocampisti in rosa, quindi Un altro difensore centrale, direttore. I difensori centrali vedremo. Vedremo. Adesso non facciamo numeri, ma sicuramente abbiamo ancora molto da fare. Ti ripeto, come ho detto all'inizio, rispetto alle altre stagioni siamo indubbiamente indietro, ma questo era facilmente prevedibile. Avete cercato di riavere Bandinelli? C'è qualche possibilità oppure... Ma io credo che Filippo sta decidendo, deciderà, penso, tra noi e un'altra squadra. Diciamo che abbiamo il 50%, forse il 49%. Se non dovesse arrivare Bandinelli farete un'altra operazione a Beh, centrocampo, sicuramente sì, naturalmente. sicuramente sì, ma la speranza era, sincero, senza nascondere, insomma, che lui potesse tornare a far parte della nostra squadra, un ragazzo veramente in gamba, un giocatore forte, affidabile, e mi sarebbe piaciuto che potesse dar continuità a quella che è stata la passata stagione. In bocca al lupo e buon lavoro, direttore. Crepi, grazie.